Salve a tutte e a tutti, siamo qui per la prima puntata di Nativi Americani ieri e oggi e oggi ci concentreremo su quello che è il concetto di quanti sono i nativi americani oggi e in particolare ci concentreremo sugli Stati Uniti, su quelli degli Stati Uniti. E sfatiamo subito questo mito che i nativi americani non sono estinti e non sono pochissimi, anzi sono una comunità abbastanza numerosa e viva e pulsante, insomma, all'interno degli Stati Uniti. Cioè, c'è questa idea romantica, ecco, sono stati distrutti, sono stati annientati, sì. Incredibilmente, però, sono anche sopravvissuti. E questo è un esempio, di vera e propria resilienza. Allora, innanzitutto, noi dobbiamo dire che non tutti i nativi americani appartengono a una singola e specifica tribù. A causa dei numerosi matrimoni misti tra membri di diverse tribù, ma anche con altre etnie. Anche ad esempio proprio con i bianchi, con gli americani bianchi. Inoltre, non tutte le tribù hanno una riserva e un territorio dove esercitare i propri diritti e la propria sovranità. Sul concetto della sovranità ci ritorneremo poi magari in una delle prossime puntate. Molto spesso, anzi per la maggior parte dei casi, chi è membro di una tribù decide però di non vivere nella riserva indiana di appartenenza e in una percentuale, pensate, di oltre il 70%, quindi in base all'ultimo censimento, e la maggioranza di questo 70% è proprio costituita da urban Indian, cioè indiani urbani che vivono in aree metropolitane o in città al di fuori delle riserve. In un certo senso, questa degli Urban Indian è la più popolosa delle tribù di nativi americani. Anche se è in qualche modo invisibile, è meno tutelata di chi vive nelle riserve e a maggior rischio di discriminazione. Quindi la riserva in qualche maniera costituisce una protezione per chi è per chi effettivamente ci vive. Il blood quantum, questo è un altro concetto che approfondiremo in seguito, è praticamente la percentuale di sangue che viene richiesta per diventare membro di una tribù, cioè quindi il sangue di quella tribù che possa essere, non so, Lakota, Crow, altro. Navajo, diciamo che è qualcosa che è un retaggio, insomma, che va avanti dall'Ottocento, questo del blood quantum. Appunto, è un requisito fondamentale nella maggioranza delle tribù per divenire membro ufficiale. Comunque, veniamo all'attuale popolazione di nativi americani e dell'Alaska, quindi sono messi insieme quelli che sono i nativi americani e quelli dell'Alaska. Di sola razza nativa o principalmente nativi, in combinazione con una o più razze è il concetto che usano gli Stati Uniti per definire, poi lo vedremo. Questo lo vediamo anche dopo, è di 9.666.058 persone. Questi sono dati del censimento del 2020. Oltre 9 milioni, il 2,9% del totale degli Stati Uniti, quindi diciamo in proporzione ovviamente a quello che è il paese, diciamo è una benché minima parte, insomma, è sicuramente costituisce comunque tuttora una minoranza. Rispetto al census 2010 veniva riportato un 1,9%, quindi c'è stato un notevole incremento. Ecco, ci chiediamo qual è la motivazione di questo
incremento. Non è stato un boom demografico. Potrebbe sembrare, dice, magari non so, negli ultimi 10 anni sono nati tantissimi bambini, quasi il doppio del normale, e quindi sono cresciuti. No, in pratica si tratta di questo, cioè c'è stato l'invito a tutti, da parte ovviamente di media, social nativi, associazioni native, di partecipare al sondaggio. Poi vediamo come funziona effettivamente il censimento per quanto riguarda il discorso delle razze, la razza è una sola, è quella umana, non esiste, ma insomma comunque adesso lo mettiamo tra virgolette. Quindi c'è stato questo invito a partecipare e a apparire nelle statistiche, cioè un requisito fondamentale per essere visibili e poter alzare la voce per i propri diritti. E quindi molti nativi in realtà in precedenza avevano sempre preferito non essere contati. Ecco, questa è una cosa un po' particolare effettivamente da dire, nel senso che magari c'era chi era nativo e magari decideva di non dirlo, per dire, insomma. Anche i nativi hawaiani o delle altre isole statunitensi, che non vengono considerati nativi americani, vengono contati a parte, sono passati dallo 0,4% nel 2010 allo 0,5% nel censimento 2020, per un totale di 1.580.000 e rotti. I nativi di Puerto Rico non sono conteggiati nel census, perché Puerto Rico viene, non è considerato, non è uno stato ha un particolare più tipo un protettorato che non un governatorato, insomma, che effettivamente che non uno stato, uno degli stati degli Stati Uniti. Ecco, diciamo che il Census Bureau statunitense cura le statistiche di tutto il paese. Fermo le maniche. e fa questa distinzione molto opinabile tra le razze dei cittadini americani. E si aspettava proprio questo censimento del 2020 per avere dei dati più precisi della comunità nativa, e infatti nel frattempo poi il discorso della pandemia ha rallentato molti dati e così via, insomma, però diciamo nel 2021 questi dati sono stati resi pubblici, sono stati pubblicati. Come funziona il censimento statunitense? Cioè divide la popolazione per razze, che sono così elencate e denominate. Ci sono i white, quindi proprio vengono chiamati proprio white, bianchi, i solo bianchi o in maggioranza comunque bianchi in combinazione con una o più razze, sono la maggioranza e costituiscono, sempre in base al censimento ultimo, il 71%. Pensate effettivamente che grande maggioranza ci sia. Poi ci sono gli Hispanic o Latino, quindi gli ispanici o latini, che includono tipo i messicani, i cubani, gli spagnoli, ma anche tutti i paesi del Sud America, nonché gli italiani, che sono considerati latini. Praticamente, infatti, nel census è divisa Hispanic or Latino e not Hispanic or Latino. Ok, spero di avere illustrato la situazione. Quindi dal census 2010 non è più considerata quella degli ispanici e latini una razza nell'elenco totale, ma è più una specifica etnica.
Nel Census 2020 sono il 23% della popolazione totale. Poi Black or African American, quindi sono che sono solo neri o afroamericani o in maggioranza black in combinazione con una o più razze, sono il 14,2%. Quindi vedete come, cioè, è proprio una mappa, diciamo, di colori, cioè, se vogliamo. Quindi dove i white sono bianchi, i black sono neri e così via. Poi ci sono gli Asian, che sono un 7,2%, e poi ci sono appunto American Indian e Alaska Native, che abbiamo già detto il 2,9%, e i Native Hawaiian o Others Pacific Islander, cioè nativi hawaiani o praticamente altri isolani del Pacifico, che abbiamo già visto sono 0,5%. Infine, in coda c'è Some Other Race, cioè solo altre razze o in combinazione che non vengono menzionate. Poi ci sono quelli che appartengono a due o più razze, insomma, cioè, diciamo, c'è tutto un insieme di questioni. Ovviamente in questo totale ci sono, cioè il totale, diciamo, della popolazione non è il 100%, ma effettivamente, insomma, ci sono delle pluri appartenenze. Nelle varie sezioni. E ci sono da fare tre considerazioni molto importanti, che sono, prima di tutto, ecco, questa maniacale cura con cui vengono riportate le razze. Veramente ci fa pensare a una mentalità erede di quelle che sono le famose, tristemente famose leggi Jim Crow, che sono state un obbrobrio disumano di discriminazione razziale, ma magari anche questo possiamo approfondirlo in seguito. E poi il fatto di non accorpare i nativi hawaiani ai nativi americani, come se fossero una cosa, diciamo, a parte, insomma, in realtà sono nativi anche loro. Verrebbe naturale metterli insieme, ma questo denota forse in qualche maniera la volontà del governo di non creare delle alleanze pericolose, anche se naturali. Quindi, diciamo, in realtà è una distinzione, se vogliamo, più legata a una questione politica e a una questione amministrativa, direi. E poi, infine, quello che dicevamo, il census quindi si basa su un'autodichiarazione dei singoli cittadini e quindi non su una reale verifica dell'etnia o del colore della pelle o del DNA. Volendo essere chiari, si basa proprio su una percezione identitaria del sé. Quindi, diciamo che tutti questi numeri hanno poi un'importanza relativa, se vogliamo, insomma, nel senso che se io facessi il census negli Stati Uniti, cioè se io sono nativa americana, e loro segnerebbero, ecco, una nativa americana, tanto per intenderci. E voglio entrare un minimo dentro, prima di aver fatto, di aver illustrato questa situazione, sugli Arben Indian. Cioè questa tribù invisibile, praticamente si stima che negli ultimi 30 anni tra 1 e 3 milioni di indiani in America e nativi dell'Alaska si siano trasferiti nelle aree metropolitane e quindi hanno lasciato le riserve o altre aree, alcuni per scelta, altri per forza. Però questo cambiamento di stile di vita ha creato molto spesso delle circostanze terribili e della cattiva salute poi. Tra l'altro, ecco, diventa un problema questa popolazione perché rimane inosservato il problema della salute, proprio di questi oltre 70, 67% di questi nativi americani che vivono fuori dalle riserve hanno grossi problemi.
di salute, cioè, a parte se che ci sono stati sicuramente dei grandissimi sforzi da parte dei programmi sanitari, sia della Harm and Indian Health Commission, quindi l'assistenza sanitaria americana, e i leader americani in realtà ignorano in gran parte queste persone. Quindi c'è questo comitato, questa commissione per la salute proprio degli indiani urbani, che però ha diciamo, è un'impresa veramente eroica riuscire a far fronte a tutti i problemi che devono parare questa popolazione. E anche se in realtà, diciamolo, che la qualità dell'assistenza sanitaria americana rimane mediocre per tutti, cioè, quindi non è, diciamo, quindi c'è il peggio, siamo nel peggio del peggio, ecco, in un paese dove sappiamo benissimo che come funziona, cioè, non, magari non lo sappiamo, ma è meglio così. E quindi, a parte i pochi programmi di assistenza sanitaria per gli indiani urbani sparsi in tutto il paese, però, diciamo, queste disparità di assistenza spesso trascurano proprio la popolazione indiana urbana. Quindi, possiamo dire che quasi 7 su 10 indiani d'America e nativi dell'Alaska vivono nelle aree urbane e metropolitane, e questo numero pare che sia in crescita, anche se dall'altro lato c'è, io ho potuto assistere, insomma, in zona, cioè c'è un flusso contrario, nel senso che ci sono tanti che cercano anche di rientrare nelle riserve, e poi dopo c'è quel discorso del blood quantum che vi dicevo prima, che certe volte può essere proprio un impedimento a riunirsi con gli stessi propri familiari, insomma. E quindi, però, ci sono anche degli indiani urbani che fanno, in realtà sono proprio membri delle tribù riconosciute e a livello federale, quindi avrebbero diritto in realtà a certi benefici di assistenza sanitaria e non solo, ma in realtà poi questi servizi vengono forniti solo nelle riserve. Quindi, diciamo, nel momento in cui si esce fuori dalla riserva, il nativo americano diventa praticamente un po' abbandonato a se stesso. E altri sono membri di questi indiani urbani, sono membri delle 109 tribù che il governo degli Stati Uniti ha terminato negli anni 50. Il discorso della termination era è un altro discorso ancora di cui parleremo, cioè il periodo proprio in cui si era deciso proprio di chiudere queste tribù, chiudere le riserve, cercare, insomma, proprio di risolvere il problema indiano una volta per tutte. E quindi in realtà gli indiani urbani sono, li possiamo considerare effettivamente un prodotto del fallimento della politica del governo federale statunitense, perché ha facilitato l'urbanizzazione dei nativi americani, ma al tempo stesso li ha esposti a dei grandissimi rischi. E i problemi che li affliggono sono tragici, li trasformano spesso in senza tetto, con problemi di depressione, di alcolismo e mille malattie. Se vi è capitato di andare appunto negli Stati Uniti o anche in Canada dove sono molti meno i nativi, ma anche la popolazione è inferiore a quella degli Stati Uniti, cioè non sono 1.800, 1.800 qualcosa, è facile vedere anche in città come potrebbe essere New York o come potrebbe essere Toronto in Canada o come potrebbero essere, non so, Los Angeles, è facile vedere tra i senza tetto, vedere proprio dei nativi americani. Vi sarà magari successo, e vi sarà successo magari di vederli in pessime condizioni, o vi sarà capitato anche di vedere quanto possa essere, ecco, anche l'alcolismo effettivamente un problema
dilagante. E in realtà, ecco, i nativi americani sono cresciuti, ma sono ancora in preda a tantissimi problemi, sia dentro le riserve che fuori, e effettivamente abbiamo veramente tanto da parlare delle varie situazioni attuali, ma parleremo anche del passato, cioè quindi la storia dei nativi americani ha avuto dei momenti terribili, come ad esempio quello delle scuole residenziali indiane, ma o quello delle guerre, ad esempio, ma diciamo non, quindi ha avuto dei picchi negativi, ma diciamo di picchi positivi ancora non ne abbiamo, non ne arrivano ancora, e però si lavora anche per questo. Grazie e alla prossima puntata.